Siamo alla quinta tappa del nostro cammino verso la Pasqua. Gesù arriva a Betania quando il suo amico Lazzaro è già morto. Sembra quasi aver voluto attendere proprio la morte per affrontarla. Lui, la risurrezione e la vita si indigna davanti a alla morte e alla sofferenza che questa morte genera nei suoi amici. Ecco Gesù, eh, con il volto rigato dalle lacrime, affronta la morte e con voce forte e potente chiama fuori Lazzaro dal sepolcro. Ecco, noi che riceviamo questa buona notizia, che neanche la morte può fermare Dio e che Lui che in Gesù si è fatto ingoiare dalla morte per annientarla, adesso ecco noi possiamo a nostra volta portare questa buona notizia a tutte le persone affaticate che incontriamo. E possiamo noi stesse trovare un'energia che altrimenti non avremmo di fronte alla moltiplicazione delle, delle difficoltà che in questo nostro mondo ci sono. Ecco, forti di questo Dio che è in Gesù, risurrezione e vita, possiamo non scoraggiarci, possiamo ritrovare ogni volta le energie per affrontare ciò che di volta in volta ci viene offerto dalla vita.